sì, vedi che sono proprio fuori fase, cazzarola. Continua a dire parolacce. Vado. Taglio tutto poi. Dunque, questo coso lo devo tenere così, come fanno i veri youtuber, quelli professionisti. Allora, sistemiamo la luce. Ah, bello, color del muro. Oh, questo è un sole, però mi fa almeno più colorata. Questo mi piace, molto luminoso. Molto shiny. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Ribenvenuti nel mio canale. Questo è un video di inizio. Come possiamo dire? Sono 4 anni che non faccio un video su YouTube e avevo ricominciato a fare video su YouTube perché, diciamo, in quel periodo, era il periodo del lockdown. Era dura stare a casa senza fare niente. I video vecchi sono stati tutti eliminati perché non mi piacevano più, perché volevo dare una rinnovata a questo canale. Sicuramente non lo farò con questo video, però vedremo vita natural durante. Cosa è successo in questi 4 anni? Cioè, ditemelo voi. Cosa mi sono persa? Io ho letto così a cavolicchio, ho letto di tutto, non ho seguito il trend del momento, non ho avuto per niente tempo di stare appresso al trend, ma questa è una cosa certa, voglio rimettermi in carreggiata. Quindi, quello che chiedo a voi è: mi aiuterete? Saremo amici? Dunque, io sto leggendo un paio di libri. Fatemi sapere voi se sono dei libri che al momento sono validi, si stanno leggendo, sono attese delle seconde uscite. Iniziamo dal primo libro che ho scovato nel BookTok e che mi sembrava interessante. Vediamolo insieme. Il primo libro è questo qua, Twisted Love di Anna Wang. Questo è un young adult. Questa è una storia d'amore. Non lo so, non mi convince. Sono arrivata a metà, sicuramente. Non proprio a metà, però già sto leggendo. Non fate caso alla copertina. Non tutti i libri io li tratto in questo modo. Che volete? Oh, noi ci facciamo male, ci graffiamo, ci tagliamo e noi viviamo. E come viviamo noi, vivono anche questi poveri libri. Questo libro, tra l'altro, ha attraversato mezza Sardegna in moto. Comunque. Ha visto più posti del mio pesciolino rosso lì. Ok? Questo è un libro a cui io al momento non darei manco mezzo pesos. Se qualcuno di voi ha letto questo libro, comunque ha finito la trilogia, vi prego, datemi una bella scusa nei commenti per non prendere questo libro e cestinarlo. Sarò che forse sono troppo vecchia per questi libri, ma io leggo Young Adult e al momento questo ha un livello di trash superiore al consentito, superiore al legale. Vi prego, regine del BookTok, non odiatemi, ma tanto questo video penso che non lo vedrete, quindi me ne fregheranno assolutamente niente di quello che dirò su questo libro. E un altro libro che sto leggendo è questo qua della signora Aveyard, Victoria Aveyard, Il regno dei demoni. Questo è il secondo di un'altra saga. C'è un problema con questo libro. Questo libro è figlio di questo, Il regno delle ceneri. Qual è il problema di questo libro? Sarà che io lo sto leggendo a una troppo, diciamo, un tempo troppo lontano da quando ho finito questo e quindi non mi ricordo un corno, quindi dovrei andare un attimino a spulciare questo qui per riprendere il filo del discorso, anche perché questo libro inizia proprio dall'ultima scena di quell'altro, quindi io sinceramente quando è iniziato mi sono detto: ma aspetta, non è che ho saltato un passo? Cioè, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo libro. A me sembra un pochettino uno di quei libri sul viaggio per riconquistare qualcosa, per prendere il potere su qualcosa, una bella cricca di bei personaggi, le cose vere, però mi sembra un po' il Signore degli Anelli, quando l'hai visto una volta e poi lo rivedi tante tante volte, poi un pochettino d'annoia. Ok, non vogliatemene. Vi aspetto nei commenti per dirmi se l'avete letto e cosa avete pensato di questo libro e questa autrice, le cose giuste, cioè ha una scrittura fantastica.
Non che senso che è fantasy, nel senso che la scrittura è bella. Un altro libro che sto leggendo e che non ho visto moltissimo nel Book Talk, sarà che io sono molto affezionata a questa autrice, ho letto tanto di lei e nel tempo lei è veramente migliorata, ha fatto come il vino, è diventata sempre più buona. Licia Troisi, con La nocchiera del tempo, poi, oddio, questa copertina. Non ha niente a che invidiare secondo me con quelle della Mondadori, che sono sempre molto spettacolari, però veramente questa copertina è bellissima, che è Poe, questa ragazza che viene dai bassi fondi di Paradise, una città del multiverso, e si guadagna da vivere facendo i salti in questi vortici oscuri in cui si passa da una dimensione all'altra, quindi si parla qua di multiverso. È un libro molto scorrevole. Poe è una protagonista veramente divertente, mascolina, bella, proprio attiva, dinamica, non è per niente noioso ed è veramente bello. Per chi non lo conoscesse, io veramente lo consiglio. Ok, veniamo a noi, diciamo alla fine di questo video. Volevo dedicarlo a uno degli scrittori che secondo me sta riscrivendo la storia dell'epic fantasy. Lui è veramente un autore che io amo alla follia il giorno che lo incontrerò, perché io lo incontrerò, penso che lo bacerò. È lui, J. Christophe, L'impero del vampiro, la storia di Gabriel De Leon, l'ultimo santo d'argento, quindi la storia del Sacro Graal di Haut Lachance, un libro che secondo me ha proprio rivalutato la figura del vampiro, veramente ha restituito ai vampiri la loro gloria di massacratori, di spargitori di sangue, cioè veramente questo libro è uno spettacolo. Questo libro meraviglioso è un epic fantasy completo al 100%. Richiama un pochettino Gabriel, Geralt di Rivia. Qua J. Christophe veramente ha passato quello che è l'Olimpo del fantasy. Questo è un capolavoro. Già, che io amo di questi libri è che l'antagonista, che in questo caso è il vampiro, che sono tanti, appartengono a tante casate, ognuna con i propri poteri, per niente banali, molto realistici in realtà, non sono sempre antagonisti. Anche loro hanno le loro ragioni per lottare, per vivere, per mangiare, per uccidere il figlio di quello che vi ho fatto vedere prima. Anche questa copertina a prova di specchio. J. Christophe ha giocato tantissimo con la morale questa volta. Il fatto che lui abbia perso la sua famiglia e la stia ritrovando, l'abbia ritrovata in Haut Lachance, che è il Sacro Graal che può spezzare il nero velo, quindi per chi l'ha letto sa di cosa sto parlando. E anche il finale, che vabbè, non spoilerò ovviamente, ma è un finale veramente al cardiopalma. Dio, pensare che io devo aspettare fino al 2026 per leggere il terzo mi ucciderà. Detto questo, penso che ci siamo detti un po' tutto, penso che di aver fatto un recap abbastanza completo. Vorrei tanto costruire una bella community. Mi interessa appunto avere riscontro da chi come me ama questo mondo, cioè, e a volte lo reputa anche migliore della realtà. Ci rifugiamo nei libri perché a volte ci sembrano molto più belli della realtà in cui viviamo, e quindi è un modo per isolarci, per schermarci da quello che è la quotidianità. Quindi, insomma, vi aspetto nei commenti, chiunque tu sia, insomma, se stai guardando questo video, se l'hai guardato fino alla fine, volevo ringraziarti, ti accolgo nel mio canale e non vedo l'ora di parlare con te di libri, di scambiarci informazioni, di scambiarci titoli, autori. E grazie di aver visto questo video, noi ci vediamo presto. Mando un bacio, chiunque tu sia, e niente, alla prossima, un bacio enorme, ciao!